Volevo parlarvi un po' di questo branco, specialmente dei soggetti maschi, che è molto facile distinguerli perché sono quelli neri e questo tigrato. Allora, con questo branco ho fatto un po' tutti gli studi che voi avrete seguito e che desideravo. Li ho messi con queste femmine, li ho integrati, li ho fatti stare con le pecore, li ho osservati, eccetera. Adesso io volevo dare un po' di informazioni sul loro carattere, anche perché adesso inizia il periodo che vorrei trovare loro una casa, perché sono cani da guardia. Nessuno di questi li voglio destinare ai pascoli perché hanno delle doti da guardiano. Allora, il numero uno è quello che voi vedete adesso andare laggiù, nero, completamente nero, e verrà sicuramente, direi, un maschio spinto, un maschio che saprà fare un'ottima guardia, ma sarà anche precoce in tutte le sue manifestazioni, ed è distinguibile per il fatto che ha le zampe davanti quasi tutte nere, tutto nero tranne il petto bianco. Un bellissimo soggetto. Questi sono figli di Gara Gaplan e di Shael, che è una buona fattrice, mi ha sempre dato cani di ottimo carattere. Allora, quindi, pari a questo, che adesso si è coricato lì, che è anche molto bello sotto il profilo morfologico. Delle femmine non ve ne parlo ancora perché sotto il profilo caratteriale non ho ancora studiate minimamente, invece loro vi posso già dire molte cose. Allora, lui è Pumas 2, molto portato per vivere col bestiame, ma non lo darò assolutamente per nessun lavoro sul bestiame, e credo che sia un cane, se non altro per la somiglianza che ha con Pumas, anche se non è il più precoce di questa cucciolata, che io vorrò dedicare un po' di tempo, e per adesso me lo terrò. Ecco, un altro cane, altro maschio assolutamente idoneo alla guardia, è questo, che adesso è preso dall'entusiasmo, molto affettuoso, mi vuole saltare addosso, è questo tigrato. Questo, ho già fatto dei test, è un ottimo guardiano. Tra l'altro credo che questo sia il più coraggioso in assoluto in passeggiata. Non è che questo è assolutamente pauroso, quello che io lo ritengo il più predisposto, se non uno dei due più predisposti nel fare la guardia con lui, però lui è anche assolutamente molto, c'ha un portamento al guinzaglio molto fiero, è veramente un cane che ti dà tante soddisfazioni, al di là che di una bellezza unica. Sono tutti dotati di un ottimo fisico. Ecco, se proprio devo dire questo, che è sempre nero, ma le zampe davanti un po' bianche, anche quelle dietro, vedete che i calzini bianchi, se proprio dovessi dire, è il cane che devo ancora valutarlo bene, ma potrebbe essere un cane che diventa un segnalatore, però non saprei. Su questo ho poche certezze, perché adesso inizierò presto a lavorarli singolarmente. Adesso ho fatto specialmente delle osservazioni di branco, e poi li ho messi in alcune postazioni, ho visto come si comportavano col passaggio degli estranei, eccetera. E ecco i due. La differenza è che questo ha le zampe completamente nere, quasi questo ha i calzini. E quindi, se dovessi fare una classifica come guardiani, direi che, come vi ho detto, il primo in assoluto è questo. Ecco. Poi quello tigrato, che si può dire che sia pari merito, leggermente meno diffidente, più coraggioso, ma veramente molto attento e molto predisposto alla guardia. Lui, quando vede gli estranei, già parte. È veramente un cane che, oltre alla sua bellezza, oltre alla sicurezza, dà già tante soddisfazioni alla guardia. Dopo metterei, per le valutazioni attuali, lui, che è Pumas 2, che è molto lento nella sua evoluzione, ed è anche il motivo per il quale voglio tenerlo, perché voglio vedere e capire tutta una serie di cose. E per ultimo, per modo di dire, in classifica, lui,
che potrebbe anche solo essere un cane di seconda scelta, ma devo ancora valutarlo bene. Ecco, questi sono un po' i giudizi che oggi vorrei, mi sento di dare su questi maschi, che oltre ad aver valutato le loro interazioni di branco, poi a volte, e le femmine non le ho ancora tenute minimamente in considerazione, se non insegnato il guinzaglio. Certamente quella con la zampa nera sembra molto sveglia, però questo non basta per fare dei cani dei guardiani nel modo più assoluto. Questa esperienza di branco è stata molto costruttiva, ho capito molte cose interessanti su tutto, sia su questi maschi, su queste femmine, sui ruoli di branco, su come si stabiliscono delle gerarchie interne ai due branchi, e poi queste gerarchie vengono poi in qualche modo miscelate con le gerarchie dell'altro branco per creare dei nuovi posizionamenti. Le femmine tra l'altro sono molto belle, però non vi so dire niente.